Andrea Mainardi ha finalmente ripreso la sua divisa da chef, anche se al Grande Fratello VIP 2018 continua a non fare altro. In realtà nell'ultimo periodo il concorrente ha deciso di prendere le distanze dai fornelli, lasciando che anche gli altri inquilini possano realizzare i loro piatti preferiti e soprattutto dargli il cambio al comando della cucina. Uscito Maurizio Battista, Mainardi si è ritrovato da solo a realizzare pranzi e cene, ma la solitudine con le pentole è durata ben poco. Per valorizzare il suo lavoro gli autori hanno deciso però di eleggerlo docente per un giorno, dandogli la guida di ricette speciali che ha confezionato grazie alla guida sapiente di tutti gli elementi della casa. Andrea ne ha approfittato subito, non solo per organizzare di nascosto la torta sorpresa per il compleanno di Eleonora Giorgi, ma anche per dettare qualche regola in cucina: niente sigarette prima di cucinare, mani sempre iperpulite ed altri accorgimenti che ha condiviso prima di lanciarsi nella spiegazione del menù della serata. Andrea Mainardi, finalmente un po' di relax a Grande Fratello VIP 2018. Il Grande Fratello VIP 2018 sta regalando un po' di relax ad Andrea Mainardi, che spesso e volentieri si ritrova a giocare da solo. Walter Nudo è diventato uno dei suoi confidenti speciali e spesso lo abbiamo visto in lacrime, commosso. Questo è un lato tenero del suo carattere che non ha mai voluto nascondere. Eppure l'impressione è che stia trattenendo qualsiasi tipo di malumore nella casa, date alcune espressioni apparse sul suo volto. In particolare sembra avere il dente avvelenato con Eleonora Giorgi, che a distanza di tanti giorni dall'inizio del reality, sembra non aver compreso come approcciarsi in modo corretto alla spesa ed al confronto con gli altri concorrenti in merito di cibo. Per questo Andrea si è permesso di darle qualche consiglio, puntando tutto su quel quieto vivere che ha evidentemente adottato come sua strategia personale, per una sopravvivenza assicurata. Difficile vederlo cedere alla rabbia, carattere o desiderio di non mettersi a nudo del tutto. Qualcuno sui social ipotizza già che stia nascondendo la sua vera natura, anche se non è chiaro quale possa essere il suo obiettivo. A dura prova la sua pazienza. Il Grande Fratello VIP 2018 sta mettendo a dura prova la pazienza di Andrea Mainardi e anche se sta facendo di tutto per non creare tensione in casa, è difficile credere che raggiungerà la vittoria finale. Il rischio di non esporsi troppo infatti è un'arma a doppio taglio, senza considerare che durante le ore notturne c'è già chi ha organizzato il prossimo giro di nomination. Francesco Monte ha messo in atto la sua personale strategia per assicurarsi un posto in finale con i concorrenti con cui ha legato di più, fra cui non compare di certo Mainardi. Quest'ultimo invece potrebbe aspirare ad un posto interessante in classifica grazie alla sua amicizia con Walter Nudo, anche se c'è tanta strada ancora da percorrere. Nessun legame stretto per lo chef della Prova del Cuoco, non così tanto da permettergli di parlare un po' di più delle sue esperienze e delle emozioni. Sbottonarsi in questo senso potrebbe invece consentirgli di conquistare quella fetta di telespettatori che per ora lo guarda con sospetto. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.